Si concluderanno entro la fine dell'anno i lavori per la realizzazione della compranare alla SR69 nel tratto che collega l'uscita incisa dell'autostrada 1 a Prulli nel comune di Reggello. L'assessore ai trasporti Vincenzo Ceccarelli e il sindaco di Reggello Cristiano Benucci hanno realizzato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori che prevedono l'allargamento della sede stradale e delle trivellazioni per realizzare delle paratie per la sicurezza stradale e idrogeologica. I lavori appunto stanno andando avanti dopo la rotatoria che già sta dimostrando la sua efficacia e che è in servizio oramai da diversi mesi. I lavori del primo lotto stanno proseguendo. Siamo circa al 60% di attuazione. Entro fine anno saranno rispettati i tempi, così ci dice la ditta che li sta eseguendo, termineranno. Nel frattempo siamo di fronte all'adeguamento dell'attuale sede stradale, ampliamenti, ci saranno nuove barriere. In due tratti già siamo nella sede nuova, in altri invece sono in fase di esecuzione le trivellazioni per fare i pali che dovranno servire per sostenere l'allargamento del tracciato. Per quanto riguarda gli altri lotti, i lavori relativi al secondo saranno a carico di Autostrade, invece il terzo lotto da Prulli a Matassino è in fase di gara d'appalto. Il sindaco di Reggello, Cristiano Benucci, ha spiegato come migliorerà la circolazione dopo la conclusione dei lavori. Ormai si è spostato larga parte del traffico veicolare pesante e leggero del nostro Val d'Arno per evitare i centri abitati di Figline e di Incisa. Questa è una strada che ormai è decisamente insufficiente per un traffico così eccessivo. Noi contiamo che con la realizzazione prima del lotto 1 e poi del lotto 3 questa diventi la nuova 69 per una circolazione efficiente e efficace nel fondovalle del Val d'Arno.